Prego, sindaca, per la replica, per 10 minuti ne ha facoltà. Grazie Presidente. Grazie anche ai consiglieri intervenuti. Devo dire vi ho ascoltato abbastanza attentamente e sono rimasta francamente sorpresa perché l'ordine del giorno di oggi che rileggo, come già accaduto due volte, questo pomeriggio prima dal Presidente poi ad opera della consigliera e Presidente Agnello, è stabilità politica della Giunta Capitolina alla luce di recenti fatti giudiziari riportati dalla stampa. Ora, gli interventi che si sono invece sviluppati nel corso del dibattito, anche molto interessante, hanno riguardato l'attività di questa Giunta e l'attività della maggioranza, circostanza che francamente appare stridente con l'ordine del giorno. Allora io vi chiedo magari la prossima volta, se volete un confronto con la Giunta, cosa che peraltro noi siamo non solo disponibili ma ben contenti di poter fare, articolate meglio l'ordine del giorno affinché noi possiamo venire e parlare in maniera più compiuta di quelli che sono i risultati che stiamo portando avanti. Mi fa piacere poter instaurare un dialogo serio, tuttavia il Presidente, i regolamenti mi insegnano che io debbo attenermi all'ordine del giorno, mi corregga Presidente, e così ho fatto. Se volevate sentir parlare d'altro, disponibilissima, convocate un nuovo consiglio straordinario, perché altrimenti questi 20.000 euro circa che l'amministrazione capitolina ha speso oggi per questo consiglio sono inutili, sono inutili. Premesso questo, devo dire che l'amministrazione ha ritenuto di lavorare in maniera diversa rispetto a quello che abbiamo appreso essere stato fatto negli anni precedenti. Questa amministrazione ha inteso creare un legame molto forte tra assessore, presidente di commissione e commissione. Io so che molto spesso i nostri assessori sono in commissione quando ne viene richiesta la convocazione e l'audizione, circostanza che purtroppo negli anni precedenti non accadeva molto spesso, e questo mi dà modo di ritenere che questo dialogo costante tra i consiglieri e la Giunta avvenga sui temi, e credo che questo sia un bel punto di confronto e di dialogo. Tuttavia, ripeto, siamo pronti anche ad effettuare ulteriori scambi come questo, magari dove siamo tutti presenti. È sicuramente un momento di crescita e di arricchimento. Spieghiamo un paio di cose. Io non entrerò nel merito di tante questioni perché richiederebbe ben più di 10 minuti e quindi magari troveremo un'altra occasione. Però una cosa voglio dirla. Vedete, quando noi ci siamo insediati e ci siamo trovati davanti a una scelta, una serie di scelte, però una scelta fondamentale, che sostanzialmente era quella di fare subito qualcosa per poter dare un risultato immediato, tangibile ai cittadini. I famosi provvedimenti dei 100 giorni, quelli che ci sono sempre stati richiesti in campagna elettorale, ai quali ho sempre risposto: io non ci credo ai provvedimenti nei 100 giorni, perché sono una mano di bianco. Come faccio io, pubblica amministrazione, in 100 giorni a fare qualcosa di serio, reale, concreto, se già solo le procedure di gara richiedono spesso dei tempi superiori? Che devo fare, affidamenti diretti per far vedere che faccio qualcosa? È stata una scelta, vi dico, in parte anche dura, perché significa dire: cittadini, aspettate. E beh, noi alla mano di bianco abbiamo preferito lavorare seriamente, abbiamo iniziato a leggere, si fa per dire, abbiamo utilizzato gli strumenti che il codice dell'amministrazione ci offre, peraltro codice che è stato modificato nel corso del 2016, quindi determinando in alcuni casi anche una paralisi degli uffici, perché si doveva integrare la vecchia normativa con la nuova, che in parte era differente. E siamo ripartiti utilizzando questo bellissimo strumento che è quello delle gare, dei bandi pubblici. E benché io lo abbia detto varie volte, siccome, insomma, come si dice, repetita iuvant, lo dico di nuovo: questi strumenti richiedono un tempo predeterminato per legge
che è molto lungo. Quindi dire io voglio muovermi nella legalità, utilizzare questi strumenti, questa amministrazione si vuole affidare a queste procedure trasparenti, verificabili, predeterminate, significa dire ai cittadini stiamo iniziando a cambiare il modo di fare le cose. Oggi il risultato non lo vedete, lo iniziate a vedere tra 6 mesi. E le gare che abbiamo avviato sui lavori pubblici, nel campo dei lavori pubblici, manutenzione delle strade, adesso per esempio i controlli sui lavori effettuati, che abbiamo scorporato i controlli, i soggetti che effettuano i controlli dai soggetti che effettuano i lavori, una cosa normale in tutti i paesi del mondo. Tutto questo ha richiesto un po' di tempo. A febbraio-marzo sono iniziati a partire i primi cantieri e ne siamo orgogliosi. È vero, abbiamo aspettato tanto, ma quelle procedure sono state fatte a norma di legge. E questo noi lo rivendichiamo con forza. Ancora, ci parlate del sociale, cosa abbiamo fatto sul sociale? Mi limito a dire 2 o 3 cose. Nell'anno scorso, quindi 2016, sostanzialmente utilizzando quelli che erano i risultati dell'esercizio finanziario di Tronca, abbiamo trovato 18 milioni da dare ai municipi e da dare al sociale. Quest'anno abbiamo dato altri 28 milioni al previsionale, proprio per snellire quelle liste d'attesa che sono una vergogna. Sono una vergogna, non c'è dubbio. Stiamo realizzando per il sociale, con il progetto Roma Ascolta Roma, il primo piano sociale cittadino. Mancava da decenni. Ci vorrà un po' di tempo? Sì, perché stiamo ascoltando i cittadini su tutti i temi che interesseranno il piano sociale. Gli anziani, i disabili, le fragilità, i bambini, i migranti. E lo stiamo facendo, peraltro, in maniera itinerante su tutta Roma, affinché tutti siano coinvolti. È un procedimento lungo, lo sappiamo, ma il risultato sarà partecipato, sarà stabile, sarà duraturo. Sui trasporti, 400 milioni ai trasporti, trovati facendo miracoli, ma l'abbiamo trovati. Stiamo disegnando corsie preferenziali, stiamo disegnando corsie e piste ciclabili. Ci rinfacciate che non tutte le corsie preferenziali che stiamo iniziando a fare hanno i cordoli. Sono ulteriori fondi che stiamo trovando, li troviamo, facciamo anche i cordoli. Abbiamo ritrovato i fondi per fare la manutenzione dei mezzi. I mezzi erano fermi, lo sono tuttora, lo sappiamo. Perché? Perché nel corso degli anni questa azienda ha mangiato i soldi per le manutenzioni, non c'erano. E gli autobus si fermavano e venivano cannibalizzati per riparare altri autobus. È una cosa devastante. Abbiamo approvato centinaia di milioni di debiti fuori bilancio, tra questi c'erano anche quelli di ATAC, che abbiamo restituito un po' di liquidità all'azienda, ha pagato i fornitori che erano bloccati da anni e adesso piano piano le manutenzioni stanno ripartendo. È un processo lungo, lunghissimo, non c'è dubbio. Rifiuti. Non solo la raccolta differenziata è aumentata, pubblicheremo a breve le percentuali paragonate al triennio al trimestre di riferimento dell'anno precedente, ma abbiamo adottato un piano rifiuti di tutto rispetto, che ha un orizzonte temporale iniziale di 5 anni, diciamo da qui al 2021. Poi speriamo che si possa proseguire su quella strada. Questo piano rifiuti soprattutto parte da un dato che alcuni rivendicano, la chiusura di Malagrotta. La chiusura di Malagrotta era un atto dovuto da anni, peraltro, per il quale eravamo sotto procedura di infrazione. Tuttavia, a questo risultato non sono seguiti interventi alternativi. Per cui noi ci siamo trovati con una discarica, grazie a Dio, chiusa. Ma nessun impianto alternativo, nessun modo di smaltimento rifiuti alternativo. Perché evidentemente la lungimiranza non è stata una caratteristica di chi ci ha preceduto. Va benissimo, partiamo da qui. Ci vorrà del tempo perché è evidente. Adesso noi abbiamo già individuato le aree che in tutti i municipi accoglieranno le mini isole ecologiche per rendere ancora più semplice e più vicino ai cittadini l'attività di smaltimento dei rifiuti. Stiamo aumentando la raccolta differenziata porta a porta, l'abbiamo estesa a moltissime attività commerciali non domestiche.
cioè non era, erano attività non censite, erano attività neanche prese in considerazione da Ama. Ci vorrà del tempo, ne siamo pienamente consapevoli, abbiamo intenzione di utilizzare tutti e cinque gli anni per andare avanti su questo. Abbiamo trovato 47 milioni da destinare all'edilizia sulle scuole, abbiamo trovato altri soldi da destinare agli interventi sulla stabilità degli edifici scolastici. Sulle periferie, mi limito a dire due o tre cose, piani di zona, sono una vergogna, quello che è accaduto per anni, l'amministrazione si è dimenticata di controllare cosa facevano i privati che pure avevano ricevuto, sostanzialmente avevano ottenuto queste concessioni. C'è poco da battere le mani perché questo purtroppo è una vergogna di tutte le amministrazioni passate. Che cosa abbiamo fatto? Ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo iniziato a esaminare i piani di zona uno a uno. Abbiamo iniziato con la revoca parziale del piano di zona di Tor Vergata, stiamo portando a conclusione la revoca del piano di zona di Castelverde, per riuscire a garantire il diritto alla casa di quei cittadini che la casa l'hanno pagata anche più del dovuto, nella totale inerzia delle amministrazioni precedenti. Bastoggi, qualcuno ha sentito parlare di questo complesso? È in periferia. Erano anni che a Bastoggi non metteva più il naso nessuno. Abbiamo messo tutto intorno a un tavolo, abbiamo iniziato a ripulire tramite delle bonifiche straordinarie tutta l'area. Stanno iniziando gli interventi di manutenzione sugli edifici. Un pezzetto alla volta. Un pezzetto alla volta. Questo è come stiamo lavorando, questo è come stiamo andando avanti. Sì, è vero, in alcuni casi può sembrare che questa amministrazione sia ferma, ma non perché i risultati non sono immediatamente percepibili, ma perché sta studiando, sta lavorando e soprattutto si affida a procedure che richiedono tempo, perché sono le procedure che per legge ci garantiscono la regolarità della scelta delle ditte, ci garantiscono la regolarità e la congruità degli importi che l'amministrazione paga. Parlate dei migranti. A gennaio io e l'assessora Baldassarre abbiamo inviato una lettera al prefetto Morcone chiedendo il blocco delle quote dei migranti su Roma perché sono troppi. A gennaio l'abbiamo chiesto. Buongiorno. Parlate dell'Agenzia Europea del Farmaco, con una lettera a luglio ho chiesto che l'Agenzia del Farmaco venisse a Roma, a luglio 2016. C'è un confronto continuo di questa amministrazione con gli altri livelli istituzionali, c'è un confronto continuo che porteremo avanti, che dobbiamo intensificare senza dubbio anche con voi, se ce lo chiedete noi siamo qui, ma per favore se volete parlare di cosa fa la Giunta, non convocate un consiglio sulla tenuta, sulla stabilità politica della Giunta alla luce dei recenti fatti giudiziari riportati dalla stampa, perché questo vuol dire altro e questo merita una risposta politica, perché dei fatti giudiziari si parla nelle sedi giudiziarie, non si parla nelle aule politiche. Grazie.